Ah sì, ricordiamo, perché è così, tutto un l'Apollo fotomontaggio. 11 è la navicella e non è il nemico di Rocky. Come abbiamo già detto più volte nel corso di questa nostra mattinata su Radio Linea numero 1, parliamo con l'ingegnere Agostino Favari. Buongiorno, ben trovato Agostino con noi. Buongiorno Beatrice, a Ciao. Te e agli ascoltatori. Allora, il nostro amico Favari, terrapiattista, intanto ci risponde da Palermo, dove sta organizzando il primo convegno nazionale sulla terra piatta, che sarà il 12 maggio. Insomma, so che avete già un sacco di adesioni. Beppe Grillo, notizia di queste ultime ore, dice che partecipa anche lui. Notizia riguardo a questo punto. Ma questo qui, ora ho capito chi è. È uno di quelli che era al convegno in cui si è invocato Barbascura. È vero. Lui chiama da Palermo perché stanno organizzando la convention dei terrapiattisti a Palermo, dove poi Barbascura è andato in incognito e ha parlato con loro. Lui forse è quello dello schema, sì, dell'equazione. Sì, sì, sì. Ci sono altri effetti non desiderati, ma lo faccio per accentuare la... Sì, esatto, questo credo è... Che sia lui. Esatto, è quello dell'equazione sbagliata. Da quando è accaduto l'11 settembre, ma poi facendo i miei studi sono diventato terrapiattista, cioè prima eri un ingegnere, diciamo così, scientifico, e credevi nelle cose che ti erano state insegnate. TV, i giornali, io leggevo molto i giornali a suo tempo, specie all'università, ma poi mi sono reso conto che c'erano tante della cose che non quadravano, l'università della strada. Si raccontano che non vengono mai fatte nella realtà. Allora la realtà è diversa dalle cose che si dicono. Però questa cosa qui allora varrebbe per tutte quante cose. Cioè, se uno dovesse vedere un complotto in ogni cosa, allora varrebbe per qualunque tipo di argomento. Ce ne sono tantissimi, infatti. C'è anche nel campo medico. Ci sono i rappresentanti farmaceutici che per denaro, ma cosa c'entra, ragazzi? Cosa attuano c'entra questa forma, cioè, di complotto? Diciamo, no? Siamo partiti da dirlo, perché è un complotto di tipo economico, cioè tanti sono tutti d'accordo a vendere tanti farmaci che poi dopo anni si scopre che fanno male, che creano tantissimi problemi, no? Cosa che era, si poteva sapere facendo un campione di 20-30 persone all'inizio, cosa più che non viene fatta. Allora, c'è da notare come il giornalista non viene mentre, ma il giornalista si fa anche dei casi in cui le leggi dell'economia saltano, non sono più valide. E questo potrebbe essere il caso della terra piatta, perché chi stampa la moneta ai vertici delle banche centrali. Abbiamo sbagliato tutte le parole, non c'entravo niente. Stampare dalla sera alla mattina. La banca centrale italiana era privata, quella europea è privata. Tante altre terrapiattisti che hanno misurato in varie parti dell'Italia. Quindi ragionevolmente dopo 20, 30, 40 misure sbagliate, sono 20, 30, 40 misure sbagliate, ragionevolmente fanno una giusta, sono 20, allora 30, 40 misure sbagliate. Voi dov'è la curvatura? Quindi noi pensiamo che dopo tutte queste misure sia piatta quella del Ministero della Difesa, se ci desse questa autorizzazione, sia per il Polo Sud che per il Polo Nord. Ah. Quindi tu vorresti andare tu di persona, cioè vorresti andare tu di persona a verificare che questa cosa qua è così, cioè ecco, in base alla tua tesi, no? In base alle misure che avete fatto voi, tu hai questa idea. Allora, tra l'altro, insomma, non ultima la tua voglia di andare con un astronauta al di fuori della Terra e verificare se effettivamente è una sfera oppure no. Se è una sfera, tu taceresti per sempre, insomma, è questo un po' il senso. Assolutamente, sarebbe l'occasione per tapparci la bocca, sì, farci sì, passare per folli, se ce lo dimostrano. Più. E quindi finirebbe lì, noi faremmo la figura dei, come si dice, una figura meschina faremmo pubblicamente e ci tapperebbero la bocca. Invece l'astronauta, nonostante io ho replicato, primo ancora non si è sentito, magari sta pensando
Ha detto che ti invita, Guidoni, ha detto che ti invita, ti vogliono invitare. Mi ha invitato, ma io l'ho invitato in un confronto pubblico per stabilire le condizioni. Ecco, okay. Non penseranno di certo di infilarci in qualcosa con le lenti fisheye e noi siamo lì a guardare. Noi vogliamo installare le nostre apparecchiature, quindi dovranno dare conto e ragione con le nostre apparecchiature, perché le loro sono taroccate. Pure. Ok, senti, allora fermati un attimo. Dicevamo, quindi la forza di gravità. Allora, la forza di gravità, io non direi che è una forza per un semplice motivo, perché poi c'è il cosiddetto... la cosiddetta forza di Archimede, che ne annulla un po', come dire, gli effetti, per quanto diceva anche colleggiamo nel mare eccetera, dell'universo, cioè, se la si considera nei termini di forza, sai, con il viaggio che ha fatto Magellano, ma lo faccio con bontà con te, non come Cruciani, sì. Insomma, che... Allora, tu sai il viaggio che ha fatto Magellano, sì. Qual è? Sì, beh, insomma, quello che ho trovato, no, nella cartina. Ok? Sì. Perfetto. Allora, lo ha fatto secondo te nel senso di un parallelo o nel senso di un meridiano, cioè da polo a polo? Parallelo, mi sembra, giusto? Brava, sì, hai visto bene, ricordi bene. Quello che abbia visto delle sfere, no, al di fuori, quindi spero il fatto che insomma abbia visto Giove e tutto il resto. Insomma, come la mettiamo con Galilei che guardava molti secoli fa attraverso questo telescopio e ha capito molto più tardi di Eratosteles? Giove che si vede sferico, a suo dire, che si vede sferica, si vedono sferiche le lune di Giove, ciò non significa affatto di Giove, oppure che la nostra luna sia sferica al pari di Giove. La luna si vede sempre. Insomma, se ci sarà possibile, ti richiameremo. Ok, grazie per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. Grazie, Beatrice, e buona giornata anche agli ascoltatori. Ciao. Andiamo per oggi. L'Apollo 11. Molti sono convinti, dei complottari, ovviamente, che nessuna abbiamo messo piede sulla luna, perché ricordiamo perché è tutto l'Apollo 11 è la navicella e non è il nemico di Rocky. Ok, quello che vuoi dire, quindi secondo te loro, c'è nessuno ha mai varcato la frontiera? Questo si parla dell'America perché è il caso mediatico più grande, perché è stato un uomo, perché è stato solo uno, perché c'erano le riprese. C'era lui, si vedeva lui interagiva. Dicono fondamentalmente, cioè, che si trattasse semplicemente di un fotomontaggio tutto e di una scena tipo di... come se fosse una ripresa di un film. Parlavano di questo, come tutto montato. Ho capito. Ok. Mettiamo che questa cosa che dite voi sia vera, ok. Entrambi non hanno mandato niente a nessuno. Spiegatemi i specchi catarifrangenti. Che come hai detto tu, ho capito. Alcuni scienziati hanno la possibilità di realmente avere la prova che ci sono degli specchi, perché quegli scienziati non possono essere attori come Neil Armstrong. Una linea su quello schermo. Sì, ma la cosa più bella è capire quello che rappresenta quella linea. L'essere riusciti a completare la procedura significa che sulla Luna esistono realmente degli oggetti creati dall'uomo, peraltro abbandonati lì da una specie che solamente 60 anni prima aveva inventato l'aeroplano. Ah sì, e che specie era? La storia del fluido d'Archimede, perché se io ricordo bene, praticamente Agostino diceva la seguente cosa: se c'è un'attrazione gravitazionale, com'è possibile che il corpo galleggi a pelo d'acqua, come diceva lui? Ma è molto semplice, perché questo è l'esempio di come le persone riescono a utilizzare cose vere e trarre delle conclusioni sbagliate. Perché dico ciò? Perché lui sosteneva, allora, se io metto una nave sull'acqua, galleggia. Ma come fa a galleggiare se c'è la forza di gravità? E lui diceva, e lui ha recitato la legge di Archimede. Allora ragazzi, è tardi, è luna passata, ho bevuto, cerco di ripeterla. La legge di Archimede, se ricordo bene, è un corpo immerso nel liquido riceve una spinta da basso verso l'acqua pari alla
peso del liquido che ha spostato. Io quando ero ragazzino questa cosa non la capivo, ma in realtà è una cosa molto semplice. Se tu metti questo bicchiere in acqua e questo bicchiere sposta 10 grammi di acqua, questo bicchiere riceverà dal basso verso l'alto 10 grammi di spinta. Esatto. Se questa spinta che riceve dal basso verso l'alto è maggiore della forza di gravità, galleggia. Basterebbe dire una cosa molto semplice per contraddirlo. Che l'aria è un fluido, perché il corpo messo in un liquido non è il corpo messo in acqua, è il corpo messo in un fluido. L'aria è un fluido e noi non stiamo galleggiando. Commenti? Hai altri punti? No, queste qui erano le due cose più fondamentali. Più gravi che avevo detto. Poi, no ragazzi, poi a un certo punto io non ho capito la discussione dell'economia, non ho capito la discussione dei stampa soldi, io queste cose non le ho capite. Stava arzigogolando. Esatto, lui stava mettendo troppa carne a fuoco, talmente tanta, che la tizia della radio che lo stava intervistando, a un certo punto l'ha dovuto fermare, ha detto scusa, torniamo all'altra pianta, allora state in piazza, vuoi dire, la fomma di mezza arancia, poi anche là non ho ben capito cosa stesse parlando. Sì. Però a un certo punto non posso nascondere che soprattutto sul punto di Archimede io ho perso il controllo. Ma Archimede questo principio l'ha scritto prima o dopo? Cosa? Aver conosciuto zio Paperone. Credo chiaramente molto prima di aver conosciuto zio Paperone. Storicamente molto prima. Io direi parecchi secoli, se non millenni. Zio Paperone non ha investito, non ha fatto il Bill Gates della situazione. Mi sa di no in questo caso. No, però secondo me ha investito la regina Elisabetta. Secondo me già c'è la regina. Here comes the money. Sì, la regina Elisabetta c'era. Io penso pure. E vabbè. Allora ragazzi, salutiamo e ci vediamo la prossima volta con chissà quale teoria del complotto. Con una nuova... Una buona serata, ciao!